Evviva, questa sera è rivolta ai genitori, okay, in particolare i papà, vista la data. Festa del papà, avete festeggiato? Boh. Sì o no? Vi hanno festeggiato i vostri figli, piccoli e grandi? Avete festeggiato i vostri papà, se ci sono, e anche se non ci sono? Festa del papà, San Giuseppe oggi, quindi magari ci sbilanciamo un po' più sul papà, ok? Riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo visto che le famiglie sono formate da maschi e femmine, che sono formate da adulti e ragazzi, che sono formate anche dai suoceri, in estrema sintesi. E quindi la famiglia è un insieme di, è un luogo dove si esercitano le differenze, dove si esprimono le differenze. Questo l'abbiamo visto la volta scorsa, nella prima puntata abbiamo parlato soprattutto della differenza di genere o di sesso, come dir si voglia, e quindi il maschile e il femminile che si incontrano, che diventano fecondi, e poi parleremo questa sera della differenza generazionale e di come il nostro essere maschi e femmine si esprime nella nostra genitorialità. Vuol dire che noi come uomini e come donne poi diventiamo madri e padri. E nonostante la categoria madri e padri al giorno d'oggi non possiamo più dire che è definita in maniera schematica come lo era fino a qualche decennio fa, tuttavia andiamo alla ricerca di alcune caratterizzazioni. Lo facciamo insieme, poi vedremo come, perché poi Paolo mi ha raccolto un po' di commenti, quindi chi voleva più film, chi voleva più parole, chi voleva più balli, quindi... Cerchiamo di fare una media. E poi l'ultima differenza di stirpe, questo l'abbiamo visto. Allora, la prima buona notizia. Un'indagine del 2007 definisce quando una persona diventa adulta. Una persona diventa adulta quando termina gli studi, quando va a vivere fuori casa, 11-17, 11-18, si sposa o convive, trova un lavoro stabile. La bella notizia di questa sera è che per la maggior parte degli italiani il passaggio all'età adulta oggi è avere un figlio. O no? Sì? È successo? Quando avete un figlio, finalmente passate dall'altra sponda. Siete diventati degli adulti. Provate a pensarlo in relazione ai vostri genitori. No? In fondo siete sempre dei figli, anch'io rimango sempre un figlio dei miei genitori, però il momento forte di passaggio non è neanche quando sono andato via di casa, neanche quando mi sono sposato, ma quando hai un figlio cominciano a vederti con occhi differenti. Avere un figlio, prima buona notizia, ci rende adulti. Poi del resto anche Erickson lo diceva, no? L'età adulta si definisce in base alla generatività, cioè la capacità di generare fuori da sé. Sto parlando di figli biologici, ovviamente, ma non è che uno non diventa adulto se non ha figli biologici, ma deve avere dei figli, in quanto a volte o figli non generati biologicamente, perché sapete che c'è anche questa possibilità, oppure progetti di tipo relazionale, il fatto di mettersi insieme tra famiglie, il fatto di portare avanti un gruppo. Okay? Quindi diventare adulto significa uscire da sé. Il contrario della generatività, Erickson lo chiamava autoassorbimento. E voi, qui sei, se vuoi. No, ti cercava. Prima buona notizia. Seconda buona notizia. Nel 2012 il CISF, che è il Centro Internazionale Studi Famiglie di Milano, ha fatto una ricerca su 4.053 persone. Hanno detto che erano coppie, quindi faccio fatica un po' a capire come hanno fatto a beccare 4.053. E la cosa interessante è che volevano valutare gli indici di felicità delle coppie. E quindi hanno fatto una cluster analysis, si chiama, cioè non sapevano dove volevano arrivare, hanno detto proviamo a mettere tutti i dati nel laboratorio, vediamo che cosa ne esce. Allora, la cosa interessante, che farà sicuramente felice Paolo, perché è che definisce indici di soddisfazione, relazione e condivisione più sviluppati, non era l'età, non era la situazione patrimoniale,
non era la posizione geografica in Italia, ma era la variabile due o più figli. Cioè, non vi sembra, no, non ci potrete credere, ma le coppie che si definiscono più felici sono quelle che vanno da due o più figli. Pensate che io sabato sono a Binasco, sotto Milano, verso Pavia, e mi hanno chiesto un incontro e l'hanno intitolato «I figli dividono la coppia?». Perché gran parte di noi si pone la domanda inversa, cioè è possibile essere felici nonostante i figli? Invece no, da questa analisi emerge che non è che siamo felici nonostante i figli, siamo felici grazie ai figli. Poi è stata interessante l'analisi di questo dato che l'ha fatta Pierpaolo Donati, che è un sociologo di Bologna, che sta dalla nostra parte per intenderci. E lui ha detto, non è che siete felici perché avete i figli, cioè che i figli causano la felicità. Attenzione che questo è un po' sottile da capire, perché voi sapete che i figli danno anche qualche preoccupazione. No, le coppie non sono felici a causa dei figli, ma sono felici perché sono state generative, cioè perché ce li hanno avuti in mente prima. Chi ce li ha in mente prima significa che è in un atteggiamento corretto per essere felice, cioè vivere sulla generatività. Allora, veniamo a padri e madri, che è il focus di questa sera. Negli anni 40, quello lì è un sociologo, si chiama Talcott Parsons, quello lì in alto, vedete che è un po' in bianco e nero, definiva in maniera molto semplice quelli che erano i ruoli di maschi e femmine all'interno della famiglia nei confronti dei figli. I padri hanno un ruolo strumentale, diceva lui, e le mamme hanno un ruolo affettivo. Vuol dire che il papà è quello che dà regole, che è più severo, che garantisce il patrimonio, che è il patris munus, quindi il fatto di, cioè quello che va a guadagnare i soldi. La mamma è quella che sta a casa e che gestisce gli affetti. Noi sappiamo in questo momento che non possiamo più definire in maniera così schematica, come aveva fatto Talcott Parsons, queste, no, papà così, mamma in un altro modo, perché adesso i nostri ruoli si sono un po' mescolati e quindi facciamo fatica a trovare delle suddivisioni. Tuttavia, cercheremo di vedere questa sera come il paterno e il materno si esercitano anche in maniera simbolica. Il fatto che siamo usciti da questo paradiso terrestre ci ha dato qualche problemuccio, perché uscire da una sicurezza porta ad un innalzamento della conflittualità, alla quale non siamo abituati. Così ci agganciamo anche agli ultimi discorsi della volta scorsa. Se io so precisamente che cosa devo fare per essere un bravo padre, lo faccio. E se sono una brava persona, ovviamente mi viene discretamente bene, è tutta responsabilità mia. La mia moglie, nel frattempo, che è la mamma dei miei figli, sa esattamente che cosa fare per essere una brava mamma e siamo tutti e due felici perché sappiamo che cosa fare. In un assetto invece complesso e flessibile della famiglia, dobbiamo negoziare praticamente tutto. Negoziare tutto significa avere anche una capacità di entrare nella relazione, a volte anche negoziale, a volte anche conflittuale, e su questo siamo poco allenati. Però insomma, portiamo pazienza, perché è solamente una generazione che abbiamo fatto questo passaggio, neanche del tutto poi tra l'altro. Quindi effettivamente siamo sguarniti. Cioè non abbiamo dentro di noi la memoria di relazioni continuamente negoziate, dalla mattina alla sera. È così, no? Per tutti noi, nella gestione della famiglia, no? Ti devi negoziare chi si alza la mattina, poi con i turni, no? Devi negoziare chi prepara il pranzo. A casa mia è così, penso nella maggior parte delle famiglie. Non è che mia moglie è quella che prepara il pranzo e io sono quello che lo consuma. Anche se sembrerebbe a vedermi, è che tutti i giorni dobbiamo decidere e chi va a portarli a scuola dipende dai turni di lavoro e chi va a parlare con gli insegnanti dipende. Okay? E quindi negoziare tutti i giorni questo, io e mia moglie abbiamo una strategia, siccome abbiamo entrambi i lavori che non sono fissi, noi abbiamo un momento topico nella settimana che chiamiamo il momento dell'agenda, ed è la domenica sera. La domenica sera, quando i bambini vanno a letto, noi facciamo l'agenda con il coltello tra i denti,
così evitiamo di litigare tutte le settimane. Quello lì è il momento in cui negoziamo. Sei fuori tutte le sere? No, aspetta, quella sera lì sto a casa. Guarda che devi fare tu i compiti oggi, porca miseria. Se invece siamo lì tutto il giorno a dover discutere, non finiamo più. Allora facciamo l'agenda, vi raconsiglio, perché almeno fissato in un unico punto settimanale tutta l'evoluzione, poi ci sono gli imprevisti, ovvio. Okay. Andare dagli insegnanti poi è un affare difficile, andate qui dagli insegnanti. Chi è i figli? Ci siete stati? Ricevimenti generali, avete visto le mamme e i papà come si comportano in maniera differente? L'avete viste le categorie di papà e mamme? Ve l'ho già raccontata? No? Come sono le scuole qui? Cioè, insomma, avrete figli elementari, medi e superiori? Avete figli superiori? Sapete che fanno i ricevimenti generali? Quando ormai i giochi sono fatti? È un momento di tensione nelle famiglie. Poi si litiga per una settimana perché le mogli dicono ai mariti che è colpa loro, no? O no? Non succede così anche qui, no? No, no, bravi. Allora, se voi guardate attentamente le persone che vi circondano, vedrete che ci sono diversi tipi di genitori. Ok? Il primo tipo è quello della fase A, che è la mamma, perché la mamma è più brava, sappiatelo. L'abbiamo detto anche la volta scorsa, la mamma ha tutti i figli in mente e la mamma ha tutti gli insegnanti in mente. Sa esattamente che compiti fanno i figli, anche se ne hanno 3, 4, 5, lo sanno esattamente, e quindi le mamme sono tranquille e serene che vanno ai ricevimenti degli insegnanti. Ok? Avete visto ancora mamme così? Che vanno ai ricevimenti serene, tranquille? Benissimo. Cosa abbiamo detto la volta scorsa? Che le mamme, cioè le donne, sono bravissime, ma sono molto sensibili, sono delicate. Allora, loro è come le batterie ricaricabili, no? Assorbono energia dagli insegnanti, che spesso sono donne, e le mamme assorbono questa energia nefasta, dovrebbero andare da un esorcista subito dopo essere state al ricevimento degli insegnanti, però non ci vanno, allora accumulano energia. I papà nel frattempo sono tranquilli, vanno a lavorare, fanno le escursioni. Okay, a un certo punto la moglie gli arriva lì di punto in bianco e dice: ciao, adesso basta, non ci vado più io, adesso ci vai tu. Adesso ci vai tu. Che tu senti questa frase che ti suona come: adesso ci vai tu, così impari. Cosa ho combinato? I papà sono la seconda categoria che voi vedete ai ricevimenti degli insegnanti. I papà sono quelli che hanno il foglio, perché non se lo possono ricordare. Siccome nel foglio ci sono 50 insegnanti e io ci ho provato a ricordarmeli, allora la mamma che cosa fa? Te li preparo evidenziati? Succede anche da voi? O sottolineati, dipende dal livello di cartoleria che ha la mamma. La mamma li prepara sottolineati o evidenziati, le mamme, quelle più brave, date un bacio sulla fronte alle mamme che ve li numerano anche, perché ci sono quelli più importanti e quelli meno importanti. Cioè alcuni non puoi tornare a casa, meglio che ti fermi direttamente al bar se non hai passato quello lì. Ok? Il papà è bravo, perché siamo diventati bravini noi, ci siamo impegnati, ha l'evidenziatore da una parte e gli appunti dall'altra. Perché io ho provato ad andare al ricevimento degli insegnanti, ma ti dicono tutte le stesse cose. Adesso non so che suono fa a voi papà, però le mamme arrivano a casa e te lo raccontano, e tu devi stare lì ad ascoltare un'oretta di ricevimenti degli insegnanti. Che cosa ti avrà mai detto? E tu cerchi di essere sereno finché lei arriva alla fine. Ok? Mentre quando torni tu, hai gli appunti e poi te li riguardi in macchina. Sono 10 parole in tutto. Che cosa ti dicono gli insegnanti? I voti ci sono già sul registro elettronico. O ti dicono tutto bene, però non puoi dire tutto bene alla moglie perché non si accontenta, oppure ti dicono: ma avrebbe le capacità, ma potrebbe impegnarsi di più. O no?
se non è così vi mando i figli qua a Clusone. Se sono, okay, dicono più o meno le stesse cose e poi te li dicono tutti uguali. Allora tu ti prendi gli appunti, poi vai a casa e li racconti alla moglie, la quale non vedeva l'ora, finalmente lei è alleggerita da un peso, adesso raccontami tutto quello che ti hanno detto, tu anche lì non vedi l'ora di liberarti, e gli dici, quanto? 30 secondi? E ha detto, potrebbe impegnarsi di più, lo sai com'è, e lì la mamma ti guarda, pensando che è l'unica che ha sposato un cretino, e pensa che i papà degli altri abbiano dei genitori più sensati di te. Questa è la differenza, nonostante adesso mescoliamo i ruoli, però io vedo i papà ancora in affanno con gli insegnanti. Loro avevano un ruolo strumentale, era molto più semplice, quando si diceva lo dico al papà, tornava la sera e ti diceva e tu stavi serio e poi distribuivi le punizioni. Non è più così. Allora, mamma e papà. Questa è la derivazione della parola mamma. Da dove deriva mamma? Beh, ho cercato su Google Traduttore, non è che sfoggio lingue. C'è l'italiano, l'inglese, mamma, mamma, spagnolo. Mamma è... Beh, e poi sono andato a cercare anche nelle lingue orientali perché ero curioso. Mamo, non mi ricordo che bandiera è. Però quella lì è cinese, la penultima. E quelle scritte lì a sinistra non le capite, però su Google Traduttore ti mette anche la versione italiana, la versione europea, insomma. Insomma, da dove deriverà se tutte le lingue la fanno così? Che viene perché? Sì, come mai? Sì, certo. Come mai siamo naturalmente predisposti a dire... È il gesto che si fa succhiando, più o meno, no? Quindi mamma è un gesto che richiama la suzione. Okay? Quindi la mamma è nella sua essenza colei che risponde ad un bisogno vitale. Mamme care. Mamma risponde ad un bisogno di sopravvivenza. La mamma è la risposta ai nostri bisogni più naturali. Ma papà invece non è così in tutte le lingue, però nella nostra ha un significato abbastanza curioso. Padre, pater, in latino father, pater. Ho fatto anche un po' di cavolate, eh? Siccome non c'era la bandiera latina, ho messo una latina. E siccome non c'era una bandiera della Grecia antica, ho messo una greca, che è una torta, non so se lo usate anche voi, durante le notti, sono insonne io, quindi durante le notti devo preparare le slide, faccio un po' di cavolate. Padre, deriva da quella sillaba che c'è di sopra, che è la O con la lineetta sopra, che è una radice comune alle lingue indoeuropee, che si dice provenga da un significato affine al termine recinto. Quindi il padre è una sorta di guardiano del recinto. Non nel senso che sta guardando. Avete presente il lupo Alberto? Ecco, immaginatevelo così. È quello che controlla. L'essenza del padre è quello di tenere d'occhio chi sta dentro e chi sta fuori dal recinto. Quindi è una sorta di contenitore del patrimonio. Patris munus, sempre, eh? Non come la banca è protettrice del vostro patrimonio, che magari non lo è nemmeno, ma nel senso che il padre è colui che delimita, colui che definisce, e infatti è colui che delimita anche e definisce chi sta dentro, chi sta fuori, e che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. L'essenza del padre è quello di definire il confine. Caro ragazzo, questo è giusto, questo è sbagliato. Caro ragazzo, noi la pensiamo così e noi la pensiamo in un altro modo. Caro ragazzo, o dentro o fuori, ci stai o no? Un modo di dire che a noi papà suonerebbe benissimo, la mamma un po' stride, no? Perché la mamma è risposta al bisogno. Che le mamme non sanno dare le regole, ma scherziamo? Sì che le sanno dare. E i papà non sanno essere dolci, ma certo che sappiamo essere dolci. Ma se andiamo all'essenza, per poi capire anche che cosa ci viene meglio fare, è opportuno che andiamo un po' alla radice del significato delle parole.
e anche il significato di ciò che noi sentiamo nell'essenza della nostra persona. Infatti figlio poi, invece dai facciamo un po' di... figlio ha due derivazioni. Una è da fellere, che significa succhiare. Se voi andate sul dizionario trovate che i linguisti hanno dato due possibili derivazioni, una da fellere e l'altra da fio, far esistere, cioè portare fuori. Okay? Quindi è una curioso che sia una derivazione un po' materna e un po' paterna. Materna nel senso di fellere, cioè il figlio è colui che succhia il latte della mamma, e anche colui che viene fatto esistere, e questa è più una cosa più paterna. La famiglia, ve l'ho già detto, quindi in questo momento riusciamo a capire meglio che cosa significa che la famiglia è un'organizzazione di relazioni. Quindi siamo organizzati e organizziamo quindi anche la nostra genitorialità. Vediamo un po' su questo. Altra, siccome ci stiamo addentrando sul tema della famiglia, questo è più semplice da spiegare, non spaventatevi con le parole, ma guardate solo le paroline sotto, è scritto in chiaro. Non è un esame della vista, eh? Io so che vedete un po' sfocato, ma non vi preoccupate, mi ha detto che è il proiettore. Non è che poi adesso arriva uno da dietro e vi mette le lenti diverse, e dite, ah sì, meglio quella là. Allora, quelle quattro lì sono, secondo Cigoli, che è uno studioso di psicologia della famiglia, sono le qualità simboliche del familiare. Voi toglietene qualcuna e vedete che non sta bene. Okay? La famiglia su che cosa si basa? Fiducia. Senza fiducia, come faccio a fare una famiglia? Speranza, per fare figli bisogna averne tanta. Giustizia, perché nella famiglia dobbiamo essere giusti e leali. Ora è interessante che Cigoli, nella sua ampia e difficoltosa trattazione, mette un polo affettivo e un polo etico, definendo come simbolico materno o paterno? Materno, bravi. Allora, mi seguite bene. E paterno. Quindi, andando sulla radice simbolica del nostro essere genitori, mamma è colei che infonde fiducia e speranza nella vita, perché la genera, e papà è colui che si cura che all'interno della famiglia sussistano giustizia e realtà. Ovvio che non siamo a dividere queste qualità, siamo ad intersecarle, ma uno è più orientato di là, uno è più orientato di qua. E per vedere il male della famiglia basta che voi troviate il contrario di quelle parole lì. E quindi la nostra famiglia è appesantita tutte le volte che in famiglia c'è sfiducia, tutte le volte che c'è disperazione, quando c'è qualche ingiustizia e quando non siamo reali. Okay? Perché altrimenti ci viene da fare delle altre cose, tipo giustiziare, che è l'evoluzione negativa, o sfiduciare. Qualche filmetto me lo concedete, però quando vi stufate alzate la mano e dite basta. Perché per spiegarvi meglio il paterno e il materno, ho cercato per voi di estrapolare due estremi. E ho detto, che succede se io devo pensare a che cosa mi estremizza il papà? Perché ho fatto questo lavoro qua? Perché ho letto che a volte i medici studiano meglio la fisiologia attraverso la patologia. Quindi ho cercato di portarvi a mo' di pugno nello stomaco che cosa potrebbe succedere se io prendo un eccessivamente padre e che cosa potrebbe succedere se prendo una eccessivamente madre. E ve li faccio vedere, però vi prometto che sarò breve. Allora, dove lo troviamo un eccessivamente padre? Da un film che avete visto sicuramente. L'avete visto? L'attimo fuggente? Andiamo a cercarci un eccessivamente padre e quindi voi me lo definite poi. Chi è che mi racconta la storia? Allora, questo simpatico ragazzo che vi vedete sfocato sempre non per problemi di vista, è uno studente in un college
che viene affascinato dall'insegnante che è Robbie Williams, che è il professor Keating, e viene affascinato, avviato alla recitazione della poesia. Purtroppo il papà è un tipo un po' rigidino e sta cosa non gli va giù. E quindi adesso vi faccio vedere due scene abbastanza brevi in cui il papà si rapporta con lui e voi mi definite come funziona un eccessivo paterno. Papà. Neil? Prima che tu dica qualcosa, non lasciami... azzardare a discutere con me. È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico. Per di più mi hai ingannato. Come potevi pensare di farla franca? Rispondimi. Io? Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating? No, nessuno mi... Ti ho fatto una sorpresa. Ho il massimo dei voti in tutte le materie. Credevi davvero che non l'avrei scoperto? Oh, la mia lei recita insieme al suo ragazzo, ha detto la signora Marx. No, dico io. Lei si sbaglia, mio figlio non recita affatto. Mi hai fatto diventare bugiardo. Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia. No, non la lascio. Io ho la parte principale. La prima è domani sera. Neil, anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro? Sì, signore. Io ho fatto enormi sacrifici per mandarti qui, Neil. E tu non mi deluderai. No, signore. Fatevi prendere emotivamente. Quell'attore lì è la sua vocazione. È nato per fare il padre con una faccia proprio. Adesso, comunque, lui va lo stesso alla commedia, fa la prima parte. Ora vediamo che succede quando finisce. Scusate. Lì, è stato grande. Bravo! Come va? Proprio bene. Vieni con me. Andiamo, segui. No, come sarebbe? Non può. Siamo stati bravi anche noi, no? Permesso? Eccezionale, una fortuna incredibile. Sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare. Sali in macchina. Keating, non si avvicini a mio figlio. Neil! Signor Perry, ma insomma! No, non peggioriamo le cose, Dalton. Possiamo tornare a piedi. Capitano. Todd. Vieni. Knox. Sì, arrivo. Abbiamo tentato a lungo di capire perché mai tu insista a sfidarci. Ma comunque sia, non lasceremo che rovini la tua vita. Quindi domani ti ritiro da Welton e ti iscrivo all'Accademia Militare di Braden. Tu andrai a Harvard e diventerai un dottore. Ma significa altri 10 anni. Papà, è un'eternità. Adesso basta. Non essere così tragico. Non stiamo parlando di una condanna. Tu non ti rendi conto, Neil. Tu hai opportunità che io non mi sono neanche sognato e non lascerò che le sprechi. Devo dirti quello che ma io cosa? Penso. Siamo avanti. Tanto preoccupati. Su, dimmi che cosa senti. Coraggio. Sto aspettando. Si tratta ancora di questa storia di recitare? Guarda che puoi scordartela. Su, parla.
Cos'hai da dire? No, niente. Niente? Allora andiamocene a dormire. Ok, vi risparmio il resto. Oh, che dolore. Che com'è sto padre? Ha chiuso il recinto. Hai visto come risponde alla chiusura del recinto? Stia lontano da mio figlio. Lui la fa la sua parte, ma la fa in maniera ipertrofica. Ha chiuso talmente bene il recinto di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, sulla base di ciò che pensa lui. Il figlio, avete visto anche le disposizioni, se avete avuto un po' d'occhio, sempre il padre, sempre un po' più alto, il figlio che lo guarda dal basso all'alto, il padre scostante, ok? Duro, con delle frasi da padre proprio nei suoi momenti peggiori. Guarda che io ho fatto dei sacrifici per te e tu non mi deluderai. Tu andrai 10 anni e diventerai un dottore. Cosa abbiamo detto la prima volta? Cervello maschile è sistematizzante. Ah, ha fatto bene il programma lui. Non fa una piega. E poi un altro particolare che però ve lo dico dopo, a meno che non me lo diciate voi adesso. Adesso vediamo parte della mamma. Siete già stufi di film? No, come fate a dirmi di sì adesso? Detta così, sembro un venditore della MC. Dunque. Allora, l'eccesso paterno è più semplice da trovare. L'eccesso materno un pelettino più difficile. Ma come sulla... cosa vi ho fatto vedere di quel film lì? Il matrimonio di mia sorella, vi ho fatto vedere il conflitto, no? Al femminile. Ora ho trovato anche un eccesso femminile lì, un eccesso materno. L'eccesso materno della carissima Kidman che si rapporta con il suo figlio, cos'è, adolescente, preadolescente. Anche qui vi devo trovare un po' il tempo. Oh, che fortuna. Allora, qui è al telefono con suo marito. Il marito l'ha lasciato a casa, ovviamente, no? È andata a trovare da sola sua sorella, telefona al marito e poi va in camera dal figlio. E qui abbiamo, se prima abbiamo preso il paterno e l'abbiamo amplificato, qui troviamo il materno e lo amplifichiamo. Torna qui. Vediamoci sabato nel Vermont. No, c'è il matrimonio questo sabato, sono venuta apposta, non posso sparire, che figura farei? Ma non le parli da anni. Però stiamo parlando adesso. Pauline è la mia amica più cara, nonostante tutto, e non eri tu che cercavi sempre di convincermi a chiamarla. Hai detto a Claude che stai facendo? Jim, questo ragazzo, Malcolm. Oh. Ah, è esattamente come ti immagineresti, tranne il fatto che è clinicamente depresso. Non è brutto, è solo l'opposto dell'uomo attraente. Non ha un lavoro e da quanto ho capito non fa che scrivere lettere. Non lo so. E la casa mi sembra così strana. Lei si dà fin troppo da fare. Mi sembra tutto scombinato. Hanno tirato giù l'altalena. Pronto? Hai detto che non eri sicuro al 100%, l'hai detto una settimana fa. Posso venire lì? No, non ti voglio vedere. Essere lontana mi rende già più felice. Ti prego, non dire niente a Claude finché non ne abbiamo riparlato. Andrò fino in fondo, ti conviene abituarti all'idea. Stai dormendo? Sì. Ti ricorderai di questo? Sì. Ho appena parlato con tuo padre. Te lo racconto solo se non te lo ricorderai. Va bene. Chiunque ti vede dice che sei attraente e simpatico. Mi fanno sempre un sacco di complimenti per te. Ti stai divertendo?
Sei contento di stare con Pauline? Sì, Pauline mi piace. Sì, peccato che è pazza però. In che senso? È un tantino frenetica. Forse sono gli ormoni. Non hai notato niente di diverso in Pauline? No. Aspetta un bambino. L'ha detto a me, ma gli altri lo tiene ancora nascosto. Non l'ha detto a Malcolm, neanche a Ingrid, il che secondo me è imperdonabile. E a questo punto sarà costretta a sposarlo. Che pensa di fare, di sposarsi senza bere lo champagne? Allora sarebbe una bugiarda. Ha paura di un aborto spontaneo, il che è probabile. Credo che sia indecisa riguardo al matrimonio, per questo non lo dice a Malcolm. Sei fatta, mamma. Beata sincerità. Anche l'ambientazione ci aiuta. C'è buio, non si vede niente. La mamma è avvolgente, sembra di essere nel ventre materno. E abbiamo detto che il cervello femminile è fatto per la relazione profonda, per l'empatia. Quindi abbiamo questa mamma che, a differenza del papà, non ha confini. O no? Lei si rapporta con il suo figlio come si rapporterebbe, col fidanzato. Ok? Quindi se il papà è eccesso di rigidità, durezza, confine, recinto, l'estremo materno è un eccesso di coinvolgimento emotivo, affettivo, senza soluzione di continuità. Sembra Joyce, le parla a ruota libera, senza punti, virgole, okay? continua ad andare avanti, gli dice il segreto che la sorella aveva detto a lei. E non dirlo a nessuno, lo va a dire a suo figlio. Ok? Bene. E adesso arriviamo a quello che ritengo il nodo centrale che dovreste portarvi a casa questa sera. Che cos'è che accomuna queste scene due che vi ho fatto vedere? Ma sì, grazie. È vero. Ok? Sono d'accordo. I figli parlano poco. I figli vengono in qualche maniera oggettivati, vengono resi delle appendici dei genitori, ok? E questo ci fa capire ancora di più che siamo negli estremi, quindi siamo in zone estreme, siamo in zone di patologia. Provate a pensare a che com'era il papà di là, com'era il papà di qua, com'era la mamma di là, di qua. Manca la metà. Questo portatevi a casa questa sera. In tutte e due le scene il coniuge era fatto fuori. O no? Fatto fuori? Completamente. Nella prima la mamma non aveva neanche il coraggio di parlare. Si situava dal punto di vista spaziale su una zona ancora più bassa del figlio. Era lì con la cicca e i psicofarmaci. Era completamente annientata dalla potenza di questo padre. Nel secondo abbiamo un padre completamente annientato dalla mamma. Vengo lì, no, stai a che pensare, no, vado fino in fondo, tranquillo, no, beh, ma sei sicura, no, io vado, sto già meglio senza di te, ok? Padre completamente fatto fuori, madre fatta fuori, padre fatto fuori, abbiamo dei genitori ipertrofici. Oggi la genitorialità, oggi, sempre, però in questo momento storico si sta scoprendo molto, non è mai sganciata dall'asse sopra, dall'asse coniugale, ok? Quindi voi siete in due genitori perché avete la funzione di, ve la dico proprio brutta, il buon Dio ci ha creati in due perché siamo stati messi lì per proteggere nostro figlio dagli eccessi del partner. Tutti siamo eccessivi in qualche cosa. Il nostro partner, la nostra partner, è lì per proteggere nostro figlio dai nostri eccessi. Vedetela sempre così quando non andate d'accordo. Se non andate d'accordo su una linea educativa, mettetevi su questo piano. Oh, grazie, che bello. Ho qualcuno vicino a me che protegge i miei figli dal fatto che io sono eccessivo o eccessiva in qualche cosa. Di qui vediamo degli eccessi che vi ho sezionato come paterni e materni. Ma tutti abbiamo delle manie, delle tare, delle esagerazioni su qualche campo. L'abbiamo visto la prima volta, che tra l'altro è in linea col tema dell'incastro di coppia.
Anche l'incastro di coppia si fa per polarizzazioni, per attrazioni rispetto ad un'esagerazione dell'altro. Poi abbiamo tutta la vita per bilanciare. I nostri figli vengono sani se riusciamo a bilanciare. Anzi, siccome loro sono il frutto di tutti e due, dentro il figlio ci sono entrambi i genitori. Allora noi li faremo crescere sani se gli facciamo capire loro che le nostre due personalità in qualche modo riescono a integrarsi. Integrarsi, quindi non va sulla ragione uno e la ragione dell'altro, questi sono dettagli tecnici. Okay? Quindi, due genitori, si sta su due gambe, ci sono due genitori e i genitori aiutano a non diventare eccessivi. Me ne sopportate un altro? Grazie. Siete troppo buoni, ho fatto 200 km, mi sopporterete. Quindi, una volta detto questo, ci alleggeriamo un attimino perché vi ho un po' pesantiti, mi rendo conto, con una scenetta dove mi piace come viene espresso il paterno e il materno. E questa scenetta ve la faccio. E il profumo del mostro selvatico, ve l'avevo già fatto vedere? No, l'avete visto però. Bel film, c'è Keanu Reeves, giovane, bello, carino, dolce. E lei come si chiama? Ah, fate vedere? Ok, allora, la storia del profumo del mostro selvatico, che è un altro film molto carino, è che c'è Keanu Reeves, è uno che torna dalla guerra, un giovane, un bravo ragazzo, però torna, sua moglie sostanzialmente si era trovata delle altre agenzie affettive, e quindi lui parte, si trova un lavoretto, in un autobus incontra una ragazza invece che è una figlia di una famiglia molto tradizionale, una famiglia messicana che da generazioni avevano la vigna che aveva piantato il nonno del nonno, quindi molto tradizionale, molto cattolica, e sta figlia poveretta sta tornando a casa ed è incinta di uno che l'ha lasciata. Allora il buon Keanu Reeves che fa? Che è un uomo di buon cuore, dice: guarda, facciamo così, siccome ti vedo disperata, facciamo così, io vengo a casa e faccio finta di essere tuo marito. Ok, la prenderanno male, però insomma sono il marito, quindi tu ti salvi, poi io un giorno prendo e vado via, la colpa ricade su di me, intanto sono andato via e tu salvi la faccia sostanzialmente. Quindi vediamo la scenetta in cui loro due arrivano a casa. Gli attori sono strafamosi. Oltre a Keanu Reeves abbiamo Giannini e poi abbiamo Anthony Quinn. Insomma, adesso vediamo una bella sorpresa. Oh, qui abbiamo un condensato in 5-7 minuti di un paio di tre generazioni. Fatte con un incastro, un'eleganza, secondo me, molto carine, perché ci fanno respirare, sperimentare un pochettino una ottima linea evolutiva di quello che dicevamo prima. Qui evidentemente ci sono un papà e una mamma ben caratterizzati, o no? Un papà proprio il can de lupo Alberto, una mamma proprio dolce e accogliente e un nonno e una nonna che vediamo dopo. Il punto di forza di questa scena che avete visto è che i genitori si rispettano. No, perché non viene tolto niente dall'irruenza di lui, eh? Cioè, lui è proprio esagerato, avrei potuto presentarvelo come padre esagerato, ma non è esagerato. Perché pur essendo in una famiglia tradizionale, di quelle proprio dure, la moglie può permettersi di zittirlo quando vuole. Non è un invito alle mogli a zittire il marito. Però avete notato la differenza? Che ci sono delle scene molto belle in cui sono a letto i due genitori, papà e mamma, che si confrontano, si parlano. Quindi, con questo rispetto alle spalle, loro possono permettersi di fare la loro parte. Lui può permettersi di fare il preoccupato perché effettivamente gli torna una figlia sposata, poveretto, mettetemi nei suoi panni. Non è stato semplice, quindi lui effettivamente è agitato e lo dimostra bene. E la mamma può permettersi di fare quello che ha fatto. Papà definisce ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che ritiene giusto, ciò che ritiene sbagliato. La mamma accoglie a prescindere. O no? Avete visto? Abbraccia, saluta, chiede neanche chi è quello lì, okay. Papà definisce. L'aspetto interessante di questa scenetta che vi ho fatto vedere, che secondo me ci mette anche in prospettiva, sono i nonni. E i nonni sono fantastici.
e sono e ci aprono la mente sui temi che stiamo affrontando questa sera. Perché il primo nonno, cioè il primo che compare è Pedro Aragon, no? Anthony Quinn. Allora, voi siete con la tensione che avete questo papà, vabbè, siamo in ambito commedia, quindi è simpatico, però ci avete la tensione, dite, mamma mia, questo qua com'è preoccupato, a un certo punto dice, parla tu che sei il capo famiglia, ha detto, mamma mia, se questo è arrabbiato, quell'altro, ammazza. E che cosa fa il nonno? Che cosa dice il nonno? Benvenuto nella nostra grande famiglia. Nel fare questo, voi notate degli arretramenti rispetto alla sua mascolinità? No? Non notate niente di tutto questo? Non è che dite, beh, vabbè, è un po' fighetta lui, no? No, 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 è proprio un nonno di quelli importanti, ma non arretra, perché è in una posizione differente rispetto a papà, ovviamente. Il papà ha la responsabilità sulla figlia, il nonno invece si situa su una zona in cui la sua parte l'ha fatta. Quello che è interessante notare con la metafora del recinto che abbiamo fatto prima è che il papà è molto preoccupato del recinto, il nonno non ha rinunciato al recinto, solo che ce l'ha più largo. Ce l'ha più largo perché lui è talmente ben piazzato sulle sue posizioni, quindi sulla sua importanza, sul suo sentire, che ha una famiglia felice che, siccome è ben stabile, nessuno lo mette in discussione. Non è che uno, anche se mi presenta un accadimento mica tanto simpatico, per esempio che lei è incinta, non è che questo fa rinunciare ai miei valori. No, perché io sono talmente sereno e piazzato nei miei valori che posso permettermi anche di accogliere te. Okay? Cioè ho semplicemente allargato il recinto perché me lo posso permettere, quindi un'evoluzione della paternità che può permettersi il nonno come allargamento del recinto. Uno è agitato se vede minacciati i suoi confini. I confini del nonno c'erano, però non erano minacciati da Keanu Reeves, okay? Quindi ha anche potuto godersi le dolcezze della vita, okay? Quindi step evolutivo del nonno che diventa un padre potenziato in positivo. Step evolutivo della nonna, eccola qua. Anche la nonna fa un 2.0, tanto per parlare informatico. Che fa la nonna? Se la mamma è l'accoglienza a prescindere nel suo essere mamma ideale, la nonna ancora di più. La nonna non solo l'accoglie, ma grazie alla sua potenza matris munus, abbiamo detto, matrimoniale, cioè il dono della relazione, connette la figlia al padre, ok? Quando la figlia è lì, dice, no, sto qua, si lamenta sempre, la nonna che fa? Aiuta la nipote ad accogliere il padre. Sì, è mio figlio, lo conosco, era così, anche da piccolo, sai, lui le sorprese, le prende male, ok? Quindi fa ulteriormente il dono di relazione. La mamma fa solo la relazione con la figlia e poi la mette anche in ordine perché dice, lo odio, dice, no, è tuo padre. E quindi ancora questo ci dice come la relazione sull'asse coniugale sia almeno di rispetto. Okay. E la nonna aiuta la nipote ad accogliere il padre, cioè l'aiuta ad integrarle. Quindi avete visto come avviene questa evoluzione. Quindi quello che è il focus è: voi come genitori non delegittimatevi mai. Okay? Fate più danni a delegittimare il vostro coniuge che a fare qualche cappella educativa, che nel momento in cui delegittimate, voi è come se vi tagliate una gamba della sedia, no? Poi traballate. Quindi sempre la valorizzazione dell'altro, sempre la valorizzazione del genitore. Ok? Boh, e mo di che vi parlo? A volte, a parte che potete fare le domande e interrompermi, ve l'ho detto al primo giro, a volte non si va d'accordo come genitori. Okay. Che si fa quando non si va d'accordo? Vi faccio vedere che cosa fanno per esempio gli Incredibili. Beh, so che vi faccio vedere tanti film, ma questo è l'ultimo, ma sono abbastanza veloci, poi si sente l'audio benissimo questa sera. Avete visto gli Incredibili? Ve l'ho già fatto vedere? Che cosa vi ho fatto vedere? È anche quello dopo? Ah, boh, perfetto. Ah, quando in età, perfettissimo, ok. Abbiamo già parlato delle divergenze educative, quindi? No? Che si fa quando non si va d'accordo?
Che cosa fanno? O andate sempre d'accordo voi? Hola. Si litiga. Si litiga. Come? Si trova d'accordo, esatto. L'ideale, voi sapete che l'ideale per i genitori è quello di essere davanti ai figli sempre delle persone serene, tranquille, che sanno dialogare. Questo è l'ideale. Non sempre ci riusciamo, ok? A volte ci siamo presi un coniuge grazie all'incastro di coppia che è una sorpresa continua. Proprio così non me lo potevo immaginare. Quindi a volte non siamo d'accordo e quindi si dice se dovete parlare insomma davanti ai figli cercate di non salire troppo di tono, no? Davanti ai figli cerchiamo di essere sempre educati e quindi magari mettetevi in separata sede e se avete da discutere animatamente fatelo quando non ci sono i figli. E poi davanti ai figli uscite con l'idea già concordata, giusto? Bene. Ma a volte nemmeno questo, o no? A volte proprio siamo un po' arrabbiatini. In quel caso lì che si fa? Quello che ha fatto gli incredibili la volta scorsa, si rassicura dei figli sul fatto che la divergenza non mette in discussione la relazione. I figli non sono spaventati dal fatto che voi potete avere delle idee differenti, anche dal fatto che voi vi scaldate. Beh, insomma... Papa Francesco è arrivato fino ai piatti, magari voi fermatevi un pochettino prima, tiratevi i tovaglioli, che ne so. Sapete che Papa Francesco ha detto tiratevi i piatti, sì? Cattolici anche voi, no? No. Tiratevi i piatti però? Di plastica. Ok, prima versione tiratevi i piatti però di plastica. Seconda versione tiratevi i piatti se non avete una buona mira. Terza versione, quella di Papa Francesco, ha detto tiratevi i piatti però? Oh, meno male. È perché Papa Francesco è un cattolico, no? Quindi, essendo cattolico, ha letto la Bibbia che dice non tramonti il sole sopra la vostra ira. Insomma, avrà letto anche lui la Sacra Scrittura. Non tramonti il sole sopra la vostra ira è un'altra delle cose ideali che vorremmo che succedessero sempre. È vero che la giornata ci porta ad essere a volte in difficoltà, in disaccordo, però insomma, facciamo la pace e mettiamoci d'accordo. Ok, quindi... Nel mettersi d'accordo, una delle cose è far capire ai figli che noi ci possiamo arrabbiare, ma guardate che loro sono molto spaventati quando noi mettiamo in discussione la tenuta della relazione. E di questi tempi loro sono giustamente molto preoccupati. Okay? Perché in molte famiglie c'è l'esperienza che un disaccordo, o a volte anche meno di un disaccordo, non mette in discussione solo il fatto che non la pensiamo... allo stesso modo, che sarebbe il minimo, non metti in discussione nemmeno il fatto che possiamo rimanere arrabbiati, ma metti in discussione l'architettura stessa della famiglia. Voi capite che questa è una cosa diversa? Cioè pensare che stiamo litigando perché siamo differenti, pensare che stiamo litigando o ci stiamo arrabbiando perché comunque questo ci prende, o pensare che il nostro litigio è potenzialmente distruttivo rispetto alla relazione, voi capite che è ben differente. Quindi in questo l'invito è di essere... o diventare adulti, e come adulti noi possiamo non controllare le nostre emozioni, ma controllare quella che è l'espressione delle nostre emozioni. Forse, o no? Guardatemi a vedere, sì, quasi sempre. Espressione delle vostre emozioni vuol dire che voi a volte vi sentite molto arrabbiati, ma potete dare ai figli un senso di quella arrabbiatura lì. Voi pensate quanto può essere differente, per esempio, dire no, ma sono proprio arrabbiato, o cose che sento, vado a buttarmi giù da un ponte. No, non arrivate fino a quel punto. Uno prende e va via e sbatte la porta. E in famiglia cade un'aria cupa, triste. Tornerà, solito il papà che va via, non so qui dalle vostre parti. Anche qui sono i papà. E quando va via la mamma dice, oh, finalmente. No, non dovevo dirlo. No, è lì preoccupata che vi aspetta. Quindi, se ci sono i bambini si preoccupano,
e la mamma poi magari anche lei è emotivamente molto provata, e quindi la mamma insomma si comincia a dire: dove è andato? Non risponde al telefono, è successo, tornerà, quando torna? Fra mezz'ora, un'ora, torna stanotte, torna mattina, molto preoccupati. Voi provate a pensare, cari papà, se sono i papà che vanno via, che differenza agli occhi dei vostri figli, con la stessa vostra emozione, è questa scenetta qua, oppure la scena in cui voi per un attimo fate un piccolo sforzo e dite: sono arrabbiato, non ne posso più, ok? Quindi adesso vado a farmi un giro, così me la faccio passare, poi torno. È uno sforzo, ma cambia completamente la visione della cosa, anche se la vostra emozione è lo stesso forte. È chiaro il concetto? Cioè, non vi sto dicendo di non provare delle emozioni di rabbia, di delusione, di tristezza, di disperazione, cioè queste potete vivervele, ma nei confronti dei figli noi possiamo educarci a dare un significato che per loro sia accettabile, tollerabile, okay? È più sereno. Se so che il papà appunto va via proprio perché è arrabbiato, va a sbollirsi un attimo, non so, si farà una nuotata nel serio, che ne so, o è un torrente serio, è un fiume o un torrente? Non l'ho guardato bene perché arrivo sempre a sera, perché okay? No, se è un torrente fa un po' di kayak sul serio, vado proprio perché sono molto emotivamente molto turbato, quindi vado proprio a darmi una calmata, okay? Dopo torno. Il significato per ciò che avviene in quella famiglia lì è completamente differente. Quando voi non siete d'accordo, ok, poi un'altra cosettina, si preferisce adottare con i figli un criterio di verità. Questo è un suggerimento che per esempio dà chi è? François Dolto, è una psicanalista francese che andava di moda negli anni 80. Trovate i libri negli economici Mondadori, 3 euro ve la cavate, okay, che ha scritto dei libri molto interessanti, come allevare un bambino felice, eccetera. È un po' di taglio psicanalitico, se volete un po' superato, però aveva un concetto molto interessante, quello della verità. Lei lo sosteneva all'estremo, cioè ai bambini bisogna dire la verità. Se non siamo d'accordo, è inutile che facciamo finta di essere d'accordo. Diciamo ai nostri figli che non siamo d'accordo. Per quello che loro possono capire, ovviamente, se è un tema che riguarda noi genitori da grandi, non è che possiamo dirgli tutto, vero? Ma gli possiamo dire che non siamo d'accordo. Possiamo dire che in un posto non ci andiamo perché papà, no, fa fatica con quella persona lì. No, quindi cerchiamo di adottare dei criteri di verità, perché in genere, anche quello c'è scritto nei libri che legge Papa Francesco, no? La verità vi farà liberi, è molto più semplice davanti ai figli sostenere la verità che fare le acrobazie a volte su arrampicarsi sugli specchi se non siamo d'accordo, se loro ci vedono col muso. No, molto più semplicemente diciamo: su questa roba qua non siamo d'accordo. Siamo andati fuori dai gangheri qualche volta? E diciamo la verità. E poi vediamo che i nostri figli magari hanno lo stesso comportamento, che tendono, che so, ad andare in escandescenze. Noi l'abbiamo capito, ci siamo educati, lo so che hai visto la mamma che è andata fuori dai gangheri o il papà che si è arrabbiato, ok, hai visto, però hai visto che adesso, ok, si è abituato ad esprimere le proprie emozioni in maniera differente, ok? Sì? La pipì al cane è un antipsicotico, ok. Sì, certo. Solo perché stasera mi sono fissato sul rapporto genitoriale. Sì, è vero, anche tra partner noi ci educhiamo a gestire il nostro conflitto, che comunque c'è. Ok, l'abbiamo visto, mi pare, la volta scorsa, ma anche la prima. Il conflitto fa parte della vita, ok? Non possiamo eliminarlo. Il conflitto sappiamo che è tale in quanto emotivamente ci prende, perché altrimenti non sarebbe conflitto, ma è una semplice negoziazione alla contrattuale, no? Se io voglio ritornare alle 2 di notte e la moglie vuole che ritorno a mezzanotte, facciamo l'una, tagliamo a metà, okay, ma i nostri conflitti non sono così, okay? I nostri conflitti generalmente ci toccano emotivamente, quindi sono le emozioni che facciamo più fatica ad esprimere, ok? Che cosa vi volevo dire adesso? Ah, aspetta, avevo un altro paio di slide.
Allora, abbiamo detto prima che un tempo, secondo Talcott Parsons, era più semplice capire quali erano i ruoli paterno e materno. In questo momento è più difficile. Tuttavia, Franco Fornari suggerisce una distinzione di questo tipo. All'interno della famiglia comunque ci sono un codice paterno e un codice materno, che vengono in genere espressi rispettivamente codice materno dalla mamma e codice paterno dal papà, ma non in maniera così rigida. Che cos'è il codice materno? Il codice materno sono tutti quei comportamenti, ve lo leggo così non sbaglio, che valorizzano i comportamenti e atteggiamenti orientati al principio di appartenenza e di risposta ai bisogni. La mamma è colei che accoglie, la mamma è colei che nutre, la mamma è colei che vorrebbe che i figli non soffrissero mai. O no? La mamma ci ha nel cuore i figli, vorrebbe che non soffrissero mai, soffre lei, piuttosto si caricherebbe tutto il male del mondo piuttosto che far soffrire i figli. Codice paterno invece è colui che prescrive la separazione del figlio dalla madre, altrimenti resta invischiato, la valorizzazione dell'autonomia, il principio di realtà e di prestazione. Principio di realtà è il principio che contempla anche la sofferenza. Okay? Quindi è il papà che porta l'idea di sacrificio e di sofferenza. Finché vi dico questo, voi lo capite bene, è vero che anche le mamme ce l'hanno l'idea della sofferenza, ma che lo porta come essenza interna è il papà che dice ti devi sacrificare. Okay? Che rende la vita un sacrificio, che dà ai figli l'esperienza che la vita diventa sacra per questo. La nostra vita diventa vita reale, non perché veniamo accolti in tutto quello che facciamo, ma perché facciamo fatica a fare le cose. Si dà questa lettura anche un po' al rammollimento generale delle nuove generazioni, che ci arriva dall'eclissi del padre di cui si parlava ancora negli anni 60 del secolo scorso. Eclisse del padre, il padre perde di consistenza, il materno quindi si amplia, non per colpa delle mamme, ma un po' il movimento femminista ci ha giocato bene, però il materno si amplia, i figli vengono immersi in questo eccesso di cura materna, che è una cosa che non è successa solamente adesso. Dicevano già nell'Ottocento, chi è che lo diceva? Mi pare Rousseau, che diceva i romani immergevano i figli nell'acqua gelida per temprarli, farli diventare più forti. Adesso immergiamo i figli nella mollezza e quindi mi restano molli senza tempra. Il padre è colui che definisce. Si dice che la mamma è colei che ci fa entrare nello spazio e il papà ci fa entrare nel tempo. Se voi ci pensate, nella pancia della mamma come siamo, no? Com'è nella pancia della mamma? Non c'è il tempo. Per chi è dentro non c'è il tempo. Siamo in una spa o no? Come si può dire? A nuotare in questa spa con alimentazione senza masticare direttamente, temperatura costante, meglio di così noi ci staremo per l'eternità lì. L'uscita dalla mamma è entrare invece nella dimensione anche del paterno, che è quella del tempo. Anche la mitologia greca era così, no? Com'è l'origine del mondo secondo i greci? Adesso vi chiedo com'è, perché sennò rischio di dimenticarla. All'inizio c'erano Gea e Urano. Urano vedeva i figli partoriti da Gea e li uccideva. Quindi eravamo all'interno di un processo che si auto castrava continuamente. A un certo punto nasce un figlio che si chiama Crono, guarda caso, Crono che è il tempo, che uccide suo padre e quindi entriamo nell'epoca moderna, quella in cui c'è Crono, sapete no, c'è Crono, il dio del tempo, ma anche Crono aveva un difettuccio, che lui i figli invece si rimangiava. Quindi anche Crono aveva questo Cronos un po' ciclico e quindi a un certo punto nasce un figlio e che però la mamma dice no, lo salvo. Sempre le mamme che salvano i figli da sti papà. Mamma mia che mitologia strana. E questo era Zeus
gli dà una pietra da mangiare, invece al posto di Zeus si vede che Crono era di bocca buona, e poi Zeus nel frattempo cresce, si ritrovano quando Zeus è grande, litigano per una cavolata, ah sì, perché c'era un tempo, secondo me c'erano i sentieri stretti, perché molte delle storie era perché lasciami passare, cedimi il passo, c'erano le strade a doppia corsia, insomma si litigano Crono e Zeus, e Zeus uccide Crono, e quindi entriamo veramente nell'epoca di adesso, quella di Pollon, dove ci sono gli dei, ok? Quindi il padre è colui che fa entrare nel tempo, okay? Quindi che dà questo principio di realtà e di prestazione, è colui anche che accompagna la morte, il papà, no? La mamma accompagna la nascita, il papà è colui che, siccome definisce il tempo, è colui dal quale impariamo anche il senso della vita come tempo, che quindi la vita va vissuta e va fatta sacra, quindi sacrificata. Sacrificare la vita non vuol dire ammazzarsi, vuol dire rendere sacro quello che facciamo, vuol dire impegnarsi, ottenere qualsiasi cosa con l'impegno. Questo lo sapete, no? Visto che siete cresciuti tutti. Senza impegno, che il papà porta o dovrebbe portare, senza l'impegno noi non otteniamo nulla in nessun campo. La soddisfazione ce l'abbiamo, non perché tutti i nostri bisogni vengano soddisfatti, ma perché noi ci impegniamo in qualche cosa. Siccome ci impegniamo, facciamo sacra la nostra vita, perché sacrifichiamo. Per studiare bisogna sacrificare del tempo, per lavorare bisogna sacrificare tutto quello che potrei fare se non lavoro. Quindi la nostra vita diventa sacra in quanto fondata sull'impegno. Qualche decennio fa i padri sono stati messi un attimino in, come si può dire, sciolti, diluiti, a bagnomaria. Questo è coinciso un po' con il crollo di ciò, delle istituzioni anche che un po' il padre rappresentava, cioè, quindi la patria, no? Che deriva da padre anche quello, i grandi ideali, i grandi valori, cioè ciò per cui noi lottiamo, e cioè il risultato di questo è stato un indebolimento, un po', che stiamo cercando di riprendere in mano adesso. Stavo pensando che siccome, che ore sono? Ah no, le 10, no, non è proprio prestissimo. Allora, se no vi approfondivo un pochettino la figura del padre. Anzi, ve lo faccio vi propongo, siccome è la festa del papà, ho preparato su altre slide, che adesso voi porterete pazienza che mi vado a cercare, un'interessante lettura di Rizè. Conoscete Rizè? Sì, psicanalista Rizè, quello che ha scritto Il maschio selvatico, che ha scritto tanti libri sul papà. Lui fa un'interessante lettura del paterno, e la fa a partire dai Vangeli. Siccome qui siamo in una zona cattolica, sì, siamo in un teatro parrocchiale, no? Quindi nessuno si offende se vi propongo questa lettura. Allora, Rizè parte da questa, nel frattempo finché vi parlo cerco anche dove cercare la slide, parte da questo presupposto. Il paterno va un po' rifondato, ok? C'è stato un periodo in cui si è pensato che potessimo farne a meno, ma adesso dobbiamo rilanciarlo, non certo sulle basi di una volta, ma in senso evolutivo, andando a scoprire quello che è all'essenza del padre. I padri concreti non potremo mai trovarne uno perfetto, ok? Quindi per riscoprire il padre non lo possiamo, dice Rizè, mi perdoni se vede la registrazione se non sono proprio precisissimo, non possiamo cercare il padre in un padre concreto, perché comunque questo ci deluderà. Tuttavia il padre concreto che siamo noi è portatore di un padre perfetto e assoluto, che è il padre che ci ha fatto recitare Paolo all'inizio, ok? Cioè noi padri siamo portatori di quella paternità perfetta. Noi non siamo perfetti, ma siamo portatori di una paternità perfetta. Quindi lui va a rileggere il Vangelo di Marco, questo me lo ricordo perché mi chiamo Marco io, e quindi vediamo se lo troviamo. Va a rileggersi Marco
Eccolo qua. E la scrittura in generale, riferendosi al padre transpersonale che la Bibbia ci racconta. Oh, sappiate che la Bibbia passa da un'idea di padre cattivo, okay, il Dio dell'Antichissimo Testamento è il padre che punisce, no? È il padre come quello della prima scena che abbiamo visto, come si chiamava? L'attimo fuggente, sì. È come quel padre lì, il padre che ti chiede il conto. Nella scrittura c'è un'evoluzione, si passa da quel tipo di padre ad un padre che invece diventa il padre liberatore, ok? La categoria è colui che ci libera dalla schiavitù. Ora, dice Risè, che è uno psicanalista, dice: ogni nostra malattia mentale, ogni nostra sofferenza è una forma di schiavitù. La funzione del padre oggi è quella di liberare i nostri figli da qualsiasi schiavitù. Dove vediamo questi esempi? E lui fa un'interessante lettura del Vangelo di Marco, andando a vedere i quattro momenti in cui Gesù, che quindi è il per eccellenza colui che ha integrato questa paternità transpersonale al meglio, come si esprime lui nel momento in cui si rapportava con qualcuno di posseduto. Ok? Ovvio, non è una lettura di fede, questa è una lettura psicanalitica, però la trovo molto interessante. Allora, quando è che troviamo un indemoniato? La troviamo in Marco 1, ok? Lo troviamo per esempio qua nell'uomo posseduto dallo spirito, l'uomo dell'assemblea, ok? Un uomo posseduto da uno spirito impuro cominciò a gridare: che vi è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? È quando Gesù è andato a parlare in pubblico e uno spirito dentro di uno gli ha detto così. Questo è il demone dell'assemblea, colui che non vuole che Gesù, che è portatore di novità, non vuole che si esprima con tutta la sua potenza. Che fa, in questo caso Gesù? Sono tutti spunti per il papà. Che gli dice? Tacci. Esci da lui. Che cos'è che fa bene un papà a volte? Mette a tacere gli impulsi. Che si fa quando uno ha un istinto, una voglia, un capriccio? Ok? Taci. A volte non c'è altra scelta. Taci non è taci che diciamo al figlio, non rompere. È taci come educazione al figlio, fai tacere quella cosa lì. Voi pensate che importanza può avere per un adolescente questo? Che hanno tutte le voglie di questo mondo, non posso accoglierle, un po' accettarle, un po' accompagnarle. Questo è il compito della mamma, è la mamma che un po' accompagna, che è mediatrice. Il papà è quello che dice taci, questo è sbagliato, e certi demoni, dice Risè, vanno fatti tacere. Secondo esempio, l'indemoniato di Gerasa, questo ve lo ricordate tutti, un uomo posseduto da uno spirito immondo, egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato. Cioè, avete presente quello, no? Che era cattivissimo, aveva rotto i ceppi, spaventava tutti quanti. Ah, aveva rotto le catene. Quindi anche qui abbiamo una persona scatenata. Voi pensate quanto i nostri adolescenti sono scatenati a volte. Che fa Gesù? Qual è il tuo nome? Gli chiede. Secondo spunto per i papà. Diamo un nome alle cose. Se quella cosa lì è un atto di vandalismo, tipo incendiare un bosco, okay, non lo chiamo con un altro nome. Non gli dico poverino, che cos'è. Lo nomino proprio. Funzione del paterno è nominare, cioè dare un nome alle cose, senza sconti. Terzo, una donna aveva una figlioletta posseduta, sì, questa è la madre con la figlia, e si gettò ai suoi piedi. Cioè, avete presente questo passaggino qua? Della donna che va lì, gli dice, libera mia figlia, eccetera. Che riceve una risposta antipatica, tra l'altro. Che gli dice Gesù? Cioè, ci urta un pochino, gli dice, che ho a che fare io con te? Lascia che sfami quelli della mia casa, che poi... Che insomma, anche questa è la sua funzione. Lascia che prima si sfamino i figli. Funzione del papà è non dare una soddisfazione immediata.
ok? Sono tutti spunti, non fate, cioè non è un manuale di buon comportamento, perché ci entrino, mi piace questa lettura dei Vangeli, perché ci entri, la mamma è la risposta, l'abbiamo visto prima, ai bisogni, il papà può anche lasciare aspettare, perché il bisogno si trasforma durante l'aspettativa, okay? Durante il tempo di attesa, aspetta, infatti lei prima va da lui, okay? In maniera che è stato interpretato anche, era un po' troppo confidenziale per i tempi, lui gli dice, gli dà questa risposta non certo empatica, e allora poi lei, la seconda volta che si rivolge a lui, provate a vedere, lo chiama mio signore, cioè riconosce che tra lei e lui c'è una certa differenza, cioè sono su livelli diversi. Quarto e ultimo, quello del demone muto che afferra, lo getta a terra, schiuma e digrigna i denti, sempre papà guardiano del tempo. Chiede, a parte che questo i discepoli avevano provato, quello, ma non c'erano riusciti, infatti poi gli vanno a chiedere, ma come mai non ci siamo riusciti? E lui dice, perché certi demoni si scacciano solamente col digiuno e la preghiera. Prima cosa, da quanto tempo? Questa è una domandina che è terapeutica. Padre definisce il tempo. Quando uno presenta un sintomo, anche in consulenza, io non posso accogliere il sintomo come un'entità che attraversa la persona dalla sua nascita. Lo definisco da quanto tempo? Definire è già terapeutico, okay? Da quanto tempo? Cioè c'è stato un inizio, se c'è stato un inizio ci può essere anche una fine. Se invece c'è un tratto, io non lo posso mai cambiare. Da quanto tempo? Gli dice, glielo spiegano. E poi lei dice, non credo, aiutami, dice lei, quindi a credere. E lui dice, tutto è possibile a chi crede. Ok? Spunti. Spunti sulla paternità transpersonale. Visto che è la festa del papà, volevo leggere una favola ai papà. Posso? Ci mancherebbe altro. Questo è il libro di Grimm, quindi fiabe semplici, ovvio lo ascoltano anche le mamme, vero? Però vista la ricorrenza, la dedichiamo ai papà. Allora, ve la leggo così com'è. Allora, fiabe dei Grimm sono le fiabe classiche. Voi sapete che le fiabe classiche sono un po' strane rispetto alle rielaborazioni moderne. Quindi ve le ascoltate e sicuramente vi suonerà non logica. Ma è per questo che ci deve lavorare, vi mando a casa con qualche cosa che vi lavorerà dentro. Nell'ascoltare la fiaba, noi non ci identifichiamo con un personaggio, ma facciamo come se tutti i personaggi agissero dentro di noi e noi siamo il teatro. Allora, la fiaba si intitola L'asinello, la conoscete? La conoscete la fiaba dell'asinello? Sì, no? Beh, se mi dite di no, sono più contento, ovvio, no? Grazie. Siete troppo buoni. C'era una volta un re e una regina. C'è qualche maestra che vuole leggere? C'era una volta un re e una regina che erano ricchi e avevano tutto quello che volevano, ma non avevano figli. La regina se ne rammaricava giorno e notte e diceva: «Sono come un campo dove non cresca nulla». Finalmente Dio la esaudì. Ma quando il piccino venne al mondo, non aveva l'aspetto di un bimbo, ma di un asinello. Quando la madre lo vide, allora sì che prese a piangere e a lamentarsi più che mai, e che avrebbe preferito non avere figli, piuttosto che avere un asino, e che bisognava buttarlo in acqua perché lo mangiassero i pesci. Ma il re disse, «No, Dio ce l'ha dato, e sarà mio figlio e il mio erede. Dopo la mia morte salirà al trono e porterà la corona regale». Così l'asinello fu allevato, diventò grande e gli crebbero anche le orecchie, belle, lunghe, diritte. Del resto, era d'indole allegra, correva, giocava e aveva una speciale inclinazione per la musica.
tanto che andò da un famoso musicista e gli disse: «Insegnami la tua arte, che possa suonare il liuto come lo suoni tu». «Ah, caro principino», rispose il musicista, «vi sarà difficile. Le vostre dita non sono certo fatte per questo, sono troppo grosse. Temo che le corde non reggano». Ma non valsero le scuse, l'asinello voleva ad ogni costo suonare il liuto. Ci si applicò con zelo e alla fine imparò a suonarlo proprio come il maestro. Una volta il giovane principino se ne andava a spasso sopra pensiero e giunse a una fonte. Ci guardò dentro e nell'acqua, chiara come uno specchio, vide riflessa la sua immagine di asinello. Ne fu così mortificato che se ne andò per il mondo, seguito soltanto da un compagno fedele. Peregrinarono di qua e di là finché arrivarono in un regno governato da un vecchio re che aveva una figlia sola ma bellissima. Disse l'asinello: «Fermiamoci qui». Bussò alla porta e gridò: «Qui fuori c'è un ospite, aprite che possa entrare». Ma siccome non aprirono, si mise a sedere, prese il suo liuto e lo suonò dolcemente con le due zampe davanti. Il guardaportone spalancò gli occhi, corse dal re e disse: «Fuori dalla porta c'è un asinello che suona il liuto proprio da maestro, fallo entrare», disse il re. Ma quando l'asinello entrò, tutti si misero a ridere di quel suonatore di liuto. Ora l'asinello avrebbe dovuto mangiare con i servi, ma si sdegnò e disse: «Non sono una volgare bestia da stalla, ma un asinello nobile». Allora gli dissero: «In tal caso mettiti coi soldati». «No», rispose, «voglio sedermi vicino al re». Il re si mise a ridere e disse allegramente: «Sia come vuoi tu, asinello, vieni qua da me». Poi gli domandò: «Asinello, ti piace mia figlia?» L'asinello volse la testa verso di lei, la guardò, accennò di sì e rispose: «Oltre ogni dire, è bella come non ne ho mai viste». «Beh, siediti anche vicino a lei», disse il re. «Benissimo», rispose l'asinello. Sedette al suo fianco, mangiò e bevve e seppe comportarsi gentilmente con bel garbo. La nobile bestiola rimase parecchio tempo a corte, ma alla fine pensò: «A che giova tutto questo? Devi tornare a casa». Chinò tristemente il capo, si presentò al re e chiese commiato. Ma il re l'aveva preso a ben volere e disse: «Asinello, che hai? Hai la faccia agra come l'aceto. Resta con me, ti darò tutto quel che desideri. Vuoi dell'oro?» «No», disse l'asinello e scosse il capo. «Vuoi gioielli preziosi?» «No». «Vuoi metà del mio regno?» «Ah, no». Allora disse il re: «Se potessi sapere quel che ti può far contento, vuoi la mia bella figlia in sposa?» «Ah, sì», disse l'asinello, «la vorrei proprio». Ed un tratto tornò allegro di buon umore, perché era proprio quel che desiderava. E così si celebrarono le nozze con gran pompa. La sera, quando gli sposi furono condotti nella loro cameretta, il re volle sapere se l'asinello si comportava sempre con grazia e bel garbo, e ordinò a un servo di nascondersi nella stanza. Appena entrato, l'asinello mise il catenaccio, si guardò intorno e, credendo d'essere solo con la sposa, buttò improvvisamente via la pelle d'asino e apparve come un bel giovane di sangue reale. «Vedi dunque chi sono», disse, «non certo indegno di te». La sposa era felice, lo baciava e l'amava con tutto il cuore, ma verso mattina egli balzò in piedi, indossò di nuovo la sua pelle d'asino e nessuno avrebbe immaginato chi mai ci fosse là sotto. Poco dopo arrivò il vecchio re. Egli esclamò: «L'asinello è già sveglio. Ti spiace molto», disse alla figlia, «non aver per marito un uomo?» «Ah no, caro babbo, l'amo come se fosse il più bello degli uomini e lo terrò per tutta la vita». Il re si meravigliò, ma il servo, che si era nascosto nella camera, andò a raccontargli tutto. Disse il re: «Non lo crederò mai e poi mai. Vegliate voi la prossima notte e lo vedrete coi vostri occhi. E sapete, maestà, portategli via la pelle e gettatela nel fuoco, così dovrà pur mostrarsi con il suo vero aspetto». «È un buon consiglio», disse il re, e la sera, quando dormivano, entrò di soppiato nella camera. E accostandosi al letto, vide al chiaro di luna uno splendido giovane addormentato. La pelle d'asino giaceva a terra. La portò via e fuori fece accendere un gran fuoco, vi fece buttare la pelle e restò là davanti finché fu ridotta in cenere. Ma siccome voleva sapere cosa avrebbe fatto il derubato, vegliò tutta la notte origliando. Quando il giovane ebbe dormito a sua voglia, alle prime luci dell'alba si alzò e fece per indossare la pelle d'asino, ma non riuscì a trovarla. Allora si spaventò e disse, pieno di tristezza ed affanno: «Ora devo cercare di fuggire.
Ma quando uscì, si trovò davanti il re, che disse: «Dove corri, figlio mio? Che vuoi fare? Resta qui. Tu sei così bello, non devi lasciarmi. Ora ti do la metà del mio regno, e dopo la mia morte l'avrai tutto. Dio voglia che tutto finisca bene come è cominciato», rispose il giovane. «Io resto con voi». Il vecchio gli diede la metà del suo regno, e in capo ai 6 mesi, quando egli morì, toccò tutto al principe, che dopo la morte di suo padre ereditò un altro regno e visse splendidamente. Grazie. Grazie. Si è presa che l'applauso. Mi dite che cos'è che non vi quadra in questa fiaba? Cioè? Beh, aspetta che andiamo 1 alla volta, per chi la fine? Dopo vengo da te. Spiegaci meglio che cos'è che non va. Sì? Perché cosa ti saresti aspettato? Vabbè, prova a pensarci intanto, quali sono i piani che si sovrappongono e che non ti permettono di farla finire logica. Scusa, dimmi. Sì, ok. E anche questa è vero che noti. Manca il momento di difficoltà. Ok? Altro che non vi quadra? Oppure che vi ha incuriosito? Quando è che si è trasformato? È nato asino. La mamma voleva mandarlo a mangiare dei pesci? I due piani che si sovrappongono, confondendoci, poi ognuno sarebbe interessante, se fossimo più ristretto, che ognuno dicesse qual è la parte in cui è rimasto più sorpreso, perché queste parti vanno ad innestarsi dentro di noi e lavorano nel nostro inconscio. Quindi io vi lascio la fiaba, perché so che la fiaba vi lavorerà almeno nella prossima settimana dentro. Ma lui lo sapeva di essere un asino o no? Perché in certi momenti sì, in certi momenti è pure contento ed è un asino cocciuto perché vuole imparare a suonare il liuto, anche se il maestro dice di no. Poi, tutto contento che è, a un certo punto si specchia nell'acqua e si mortifica e ci rimane male e va via. Poi è ancora un asinello, poi a un certo punto si toglie la pelle, ma che succede? Ok? Qual è una chiave di lettura? Ve ne propongo 2 questa sera. Una chiave di lettura è: ma perché a voi, come genitori, non capita mai a volte di sentirvi asini e a volte di sentirvi bravi? Com'è il vostro processo di autostima genitoriale? E in particolare lo dedicate ai papà. Vi capita mai di sentirvi asini? E non vi capita mai che a volte contemporaneamente o il giorno dopo dite: no, ma io adesso questa roba qua mi impegno e sono proprio bravo, perché io sono uno che si impegna, come l'asinello che ha imparato a suonare, anche se tu gli hai detto: ah, cosa vuoi fare tu? No, se è la prima volta che fai il papà, cosa vuoi capire tu? Okay? Quindi a volte ci si sente asini, a volte ci si sente bravi. A volte ci basiamo sul nostro spirito di impegno. Okay? Ci ha lavorato finché c'è riuscito, mi sono impegnato nella mia paternità finché ci sono riuscito. Anche se avevo l'aspetto da asino, tuttavia mi comportavo con grazia e bel garbo, dice nella fiaba, no? Oppure cerco di fare del mio meglio come padre, e allora gli altri si accorgono che io sto facendo del mio meglio ed è quello che vale. Mi dà addirittura la figlia in sposa, ero un asino, è un po' strana sta roba qua, il re. Eppure la fiaba è continuamente punteggiata, ma io sono un asinello nobile, c'ho i miei difetti, ma c'ho una nobiltà dentro, che è quella nobiltà che mi fa impegnare. Quindi questa è la prima linea di lettura. Come genitori, a volte ci sentiamo asini, a volte ci sentiamo bravi, e a volte ci impegniamo.
se la fiaba è troppo antica per voi, ascoltatevi Un giorno credi di Bennato, stessa cosa, no? Temporaneamente, a volte, un giorno così, l'altro giorno, illustra benissimo. Quindi questa è la prima chiave di lettura che vi offro. Fatevela lavorare dentro, provate a ripensare, ripensate delle frasi che vi ha letto gentilmente la maestra. Okay, ripensate, sì, è vero, anch'io a volte è come se mi guardassi allo specchio e dico, mamma mia, solo fin qua arrivo. Okay? Oppure a volte mi viene da togliermi la pelle e dire, sì, risplendo in tutto il mio vigore di padre. Okay? Prima chiave di lettura. La seconda, e i nostri figli, ci capita mai che a volte ci sembrano degli asini e a volte gli vogliamo un gran bene? Ok? A volte proprio diciamo, mamma, siamo come quella mamma che dice, mamma mia, un figlio così non l'avrei mai voluto. Ok? E voi pensate che non è che diamo la regina al re, sono nella fiaba, voi pensate come due aspetti della nostra personalità. C'è una parte della nostra personalità che a volte si scandalizza addirittura, e una parte che dice, no, questo è mio figlio. Ok? Allora, ultima cosa che vi dico su questa seconda linea di lettura. Ci sono delle... Okay, c'è un'evoluzione, come ha notato Paolo, nella fiaba. In particolare ci sono due personaggi che accolgono il figlio, che accolgono l'asinello. No? Il primo che lo riconosce è quello che dice alla regina, dice no, questo è mio figlio e mio erede. Okay? Quindi lo teniamo perché, anche se così, questo è mio figlio e mio erede. Poi passa tutta la fiaba, era un re quello lì. Okay? E poi arriva a tre quarti di fiaba e c'è un altro re che lo riconosce. Da che cosa? È un asino? Okay. Eppure i soldati gli dicono, ma no, mettilo nella stalla, i servi dicono, ma no, il re lo riconosce. Allora, che cosa significa? Il re, nella fiaba, rappresenta la parte più nobile del nostro animo. Okay. Quindi l'augurio con cui vi lascio è che i vostri figli cresceranno nella loro nobiltà se voi saprete sviluppare dentro di voi la vostra capacità di guardare i vostri figli con animo nobile. Buonanotte.